giusta questa partita, preparala, tienila lì, poi se poi li fai dire, però tanto. Tanto ci vediamo entrambi goals. Fai quello che devi fare. C'è una G, sta per goalkeeper. Qualcuno ci mette la K di keeper e basta, ma si confonde con qualcuno, ci mettono captain con la K, quindi. Quindi la G è sempre portiere. Porco di Dio. Qui ci voleva la rovesciata di Giorca F, che non si ricorda nessuno perché non era nato nessuno, era tipo il 97. Giocatore dell'Inter che qui prese palla rovesciata, vabbè, ma non ve ne frega un cazzo. Che altro, no, vedendo le squadre qui che giocavano. Oh, ce l'ho. Dai, raga! Si vede tipo una piana del merda e tu mani. Sì, Niki, faccio, faccio. Bravo, Edi. Ah, ti hanno messo. Sì, no, sì, sì, ma no, ho detto scusa, ma lui. Amici. Grazie. Ma basta, ma non so. Ciao. Ma tu vedi che giocare? Cioè, lui fa oggi mi ha la maggiore. Loro. Bello. Mette in pausa e poi continua a filmare. E due lineette pausa. Sì, ma non, poi me lo stoppa. Buon cazzo. No. Questi telefoni sono avanzati per me. Ritorno, cioè ritorno con il biscotto, un pareggio. Mi prego. Tutti contenti. Biscotto, un pareggio, tutti felici. Ferma, te ci vorrebbe. Noi ci speriamo, noi ci vediamo il pilo, speriamo che amo. Chi? Ma guarda. Oh. Non si mette a fuoco. Ah, ma io devo proporre una cosa a Nico perché per forza, cioè. Noi siete, a parte quello, noi siamo vedere in frase settimanale, siamo allenati noi contro voi. Perché sennò sì, cioè qua non famo un punto. Dimoselo. Sì, fra di noi ci giriamo intorno, noi ci giriamo tanto intorno, ma è qua vero, no, vero. A memoria la dieta la fortissima, mi sono cambiati tutti, sono diventati fortissimi, sì. Forti proprio, cioè no, prima ci avevo perso 4-1 mi pare, abbiamo perso, abbiamo preso gli ultimi 5 minuti 3-4 che abbiamo preso, ma non era niente di che, 5-1 era perso. Il primo tempo è finita 2-1 per loro. No, no. Si chiama tipo Alberto Sigismondi, è tipo laureato di diciamo. No, sì, si chiama. Wow. Come? Porco. Il portiere stava con una squadra. Ma che cazzo di cane giusto? Non è da comunque guarda, quando hanno ragione. Si vede un cazzo. Devi tenere fermo il telefono e zoomare un po' via. Sono azzurriati? Poca gente, nessuno. Squadra di me c'è nessuno? No. Io vado a fare là. No, Giuliano! Hai spazio, Giuliano! Oh, ragazzi,
Ancora 1-1. Dove cazzo hanno fatto il secondo? Bello. Lo metto in panchina. Lo metto in panchina. Sei in mezzo al cazzo. Ma era lui che c'era la taglia. Vado, provo a fare sto punto. Indignato me ne vado. Magari anche offeso. Non mi ricordo qualche cosa importante. Sicuramente la seconda canna. Oh, che cazzo è stato? Una buona palatina. Col cazzo è stato. Tutto ciò è uscito da un... Ti metto il piatto da fermo, dico... La palla! Guarda te si può tirare di prima. Eh? No, l'ha toccata e quella ah, è tirata. Ah, l'ho fatto tu, ok. Non è normale che sta cosa non la so, perché non riesco a capire come si batte. Avrai coperto tutta la battuta con la tua capoccia. Tutto il tipo. Dai, buttati. Gabri, riesci a farmeli con due mani? Devi tenere ferma proprio la telecamera, sennò la minima cosa... Ah, ora devi fare te la cosa, fallo te infatti, stavo a fare il contrario. Hai ragione. Così, capito, guarda. Cioè, no, il pischello che si vede il video, deve vedere bene lui, vedi? Adesso Valerio Calcia ha messo poco a fuoco la telecamera, però non è colpa mia, annaggia la tasca. Lo so, sì, però te se sfoga ok, ma te devi essere pronto a mettere a fuoco. Se no mi vede il video non mi fa manco piacere. 3-1, vabbè, ci abbiamo registrato. Mo ce lo scriviamo, tranquillo. Stai tipo un tiraccio da lontano, a mezzo grosso e lisciato. Oh! Ma che cazzo stai a dire? Sta a fare un go pazzesco. Sai che devo provare? Mo ti do le cuffie, lo provi con l'attacco. Vabbè, eh? Vabbè. Così vediamo se si può fare. Calcio d'angolo senza fosse capito, quindi la ripresa è un po' confusa. Eccoci. Non rispettano la distanza lì sotto, l'arbitro fa giocare comunque. Forse è stato ininfluente per lui. Il rischio gigantesco. Esce comunque bene la difesa. Ma non c'è la segnatura per l'angolo lì, per la distanza del calcio d'angolo? Ah, non c'è la linea, zio. Ah sì? A 11 l'area? Omo. Però per lo più giri. Cioè, scopo tutti i video a tre quarti del torneo, ormai ha vinto. Sì, hanno fatto. Tolto l'equilibrio. Questo come si chiama? Jornal. Fai le battute dai da solo. No, mi fa ridere quello che ho visto, poi per riportarlo mi torna a far ridere. Non ho inventato nulla. Perché perciò non riesco a imprimere la forza della palla ogni volta pure il carico sta in mezzo. Pippone. Calcola sì.
quello ha tirato giù da dietro e ha provato a far furbo. Era fuori, entra sotto l'incro. Sì. Aspetta Matteo, aspetta, falli mettere bene. Solo Dani. Ale, sei in G in mezzo, Ale. Sì. Sì, si sta vantaggio, dà il vantaggio. Sì, si dà il vantaggio. In teoria di averlo lui, poi se c'ha problemi lo dici. Ha tirato giù. Tempo arbitro, ancora 7, ok, le altre squadre vai. E Fratini, che c'hanno questi spot? Essere pronto, scusate signori telespettatori se vi mettiamo a parte della situazione, ma c'era da dare qualche disposizione. Sta partita è iniziata con ritardo scandaloso. Vabbè, è normale, è il primo torneo che fa la maggior parte delle squadre presenti, quindi ancora non c'è l'uso di masse di stecca, c'è l'uso di, oh my goodness, di, oh, gliela faccio a dirlo, deve venire al campo prima, che poi è pure meglio, viene a far tornare il calciotto, insomma, ti diverti, stanno tutti lì, che succede? Ah, rientra in campo, nonostante la botta subita prima, è un momento sfortunato. Mentre qui è buono l'intervento difensivo che serve il portiere. Sì, diciamo, infortunio di prima, secondo chi l'ha subito a causa di una grossa simulazione avversaria che poi casualmente ha portato a toccarlo duro. Vedete che zoppica vistosamente, ma vuole essere con i suoi fino alla fine. Spazzata acrobatica intanto. La partita al momento è sul 3-3, curiosamente come all'andata. La Matadores e le Sao che sembrano proprio volersi spartire la vetta, almeno sulla carta. C'è qualche nervosismo finale anormale perché tutti hanno speso tantissimo. Qui nella panchina c'era un cambio per tutte e due le squadre, non nel senso ha giocato tutte e due, però insomma, se siamo capiti, una ce l'aveva e l'altro neanche quello, quindi spendi tanto e alla fine hai usato tutte le energie per giocare e te ne restano poche anche soltanto per parlare col compagno, te mandi a fanculo con niente, come dicono quelli forbiti. Questa grande palla è arrivata direttamente dal portiere. Si
seguiamo gli ultimi spunti. Ambo le squadre vorrebbero acciuffare il gol del 4-3, chiaramente però nessuno vorrebbe subirlo. È una soluzione che in teoria è innocua, in pratica la devi annappiare, perché non è detto, potrebbe scappare. Come è andata prima sulla punizione? Certe soluzioni sì, sono non troppo precise, ma forti, ingannevoli. Ancora una volta supremazia difensiva da questa parte. Ci si prova da entrambi i lati, ma ovviamente senza sporgersi troppo. Entrambi tengono anche molto al punto che stanno maturando. Arriva un tiro cross, fuori. Ed ecco l'agognato gol del 4-3. Bucando sul primo capita spesso alla fine così. Fase concitata. Soluzione sparata verso la porta che poi schizza in rete, credo si sia anche fatto male il portiere. È partito un tentativo disperato. Che fine. When I'm gone, you'll be sorry. When I'm gone, you'll be sorry. When I'm gone, you'll be sorry. You'll be sorry when I'm gone. Sorry.